poi un'altra cosa che mi fa arrabbiare è perché io adesso devo essere messa in questa situazione. Cioè, non è colpa mia se gli uomini, se alcuni uomini, o quest'uomo in particolare, vuole venire a fare il cazzone alla sua età con me. E poi, però, la responsabilità è mia e sono io che mi devo sentire in colpa, sono io che mi devo fare le pippe mentali se lui ha questi atteggiamenti. Perché poi magari c'è gente che dice: ah, ma voi donne ve ne approfittate, voi donne manipolate. Ma scusa, se sei tu il primo che vieni da me a rompere? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oh mio Dio, è passato così tanto tempo, lo so. Ma come ben sapete, se mi seguite su Instagram e se avete fatto attenzione agli ultimi video, ho iniziato a lavorare da Amazon. Farò tutto un video, se volete, in cui vi spiego davvero com'è Amazon, cioè quali sono i segreti di Amazon. Vabbè, non che io li sappia, però com'è veramente lavorare dentro una delle loro warehouse. Una delle cose che posso dirvi di sicuro adesso però è che è pesantissimo. Cioè ragazzi, mi sta risucchiando la vita. Io lavoro... anzi, mi costringono a lavorare perché non hai scelta, soprattutto sotto periodo natalizio, tantissime ore a settimana, quindi non sarò più in grado di fare tanti video quanti ne facevo prima, però è soltanto una cosa temporanea. Mandatemi il vostro affetto e le vostre energie, se vi piace questo video mettetemi un like, fatemi sapere che siete ancora con me anche se sarò poco presente, però ritornerò in bomba fra qualche settimana. Sto facendo un Ask Aria sul mio Instagram, quindi siete ancora in tempo, se volete farmi delle domande, qualsiasi tipo di domanda, potete andare sul mio Instagram e metterla sotto ai commenti di questa foto. E dato che ho già letto tantissime domande, penso che sarà una cosa divisa in due, però se ancora volete c'è tempo per farmi qualche altra domanda, quindi correte sulla mia pagina Instagram e fatemi una domanda. Boh, adesso bando alle ciance, parliamo di questa story time. Questa story time è ambientata nel mio nuovo lavoro, è ambientata da Amazon, quindi, cioè, io, vedete, mai una gioia. Tutti gli uomini che io ho a che fare nella mia vita devono essere o dei bavosi vecchi pezzenti, oppure degli uomini che proprio... no, 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 sapete già com'è la situazione. Quindi ragazzi, non c'è speranza per me. Allora, vi spiego un attimo cosa è successo e quali sono i miei dilemmi esistenziali di fronte a tutto ciò. Cioè, come mi devo comportare in queste situazioni? Come vi comportereste voi? Devo sapere ragazzi. Allora, io lavoro lì da Amazon da soltanto una settimana ormai, però ho già fatto tipo 50 ore. E in sintesi, proprio stretta stretta, vi spiego un attimo com'è la situazione, se no non capite la story time. Praticamente, quello che faccio io, ci sono diverse sezioni lì nella warehouse e ognuno fa cose diverse. Nel mio settore noi in sintesi prendiamo dei carrelli, che sono questi carrelli enormi pieni di oggetti, cioè tutta la merda che trovate nel sito di Amazon arriva e in qualche modo viene tutta messa in questi carrelli. Noi dobbiamo andare in giro per tutto il magazzino e trovare uno spazio dove metterli, e abbiamo il nostro scanner, la nostra macchinetta, e dobbiamo scannerizzare il codice a barre di ogni singolo oggetto e metterlo nel posto specifico e scannerizzare il punto in cui lo mettiamo, così quando arriva l'ordine la gente che va a prendere gli ordini sa dov'è l'oggetto, lo prende ed è pronto a smaltire gli ordini, bla 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 bla, così via dicendo. Tu hai un target da raggiungere ogni giorno, cioè ogni giorno tu minimo 1600 oggetti li devi mettere via, e se non raggiungi il target, ahimè, ti mandano a casa o comunque ti vengono lì a dire: guarda che non stai lavorando bene. Quindi c'è molta pressione per quanto riguarda la performance. Quindi qual è il segreto? Tutti vogliono oggetti piccoli, arrivano questi grandi carrelli e dentro questi carrelli c'è tutta una serie di oggetti. Se tu hai la fortuna di avere il carrello che è pieno di oggetti piccoli, cioè cose che trovi facilmente spazio dove metterle, allora sei a posto, puoi fare tanti carrelli piccoli e alla fine il conto di tutti gli oggetti che tu hai messo a posto ogni turno sarà sempre più elevato. Invece, se ti arriva il carrello di scatoloni grandi, tu fai fatica a trovare spazio, cioè praticamente impossibile, e perdi un sacco di tempo. E quindi a fine giornata, se hai fatto soltanto carrelli con pacchi grandi, ovviamente il conto degli oggetti che tu hai messo via
in una giornata sarà molto molto inferiore. Quindi tutti cercano in qualche modo di prendersi i carrelli piccoli, però a volte non hai scelta, c'è un ordine in cui li danno via. E il tipo che dà via i carrelli è sempre uno che rompe il cazzo, cioè prendi e cose così. Però, questo giorno, anzi questa notte, perché faccio i turni di notte, sono andata a lavorare e ogni giorno ho incontrato persone che danno via i carrelli diverse, cioè ogni notte c'era una persona diversa. Questo giorno appunto, cioè questa notte, cazzo mi confondo, c'era quest'uomo vecchio, ok? Intendiamoci, quanti anni avrà avuto? 45 anni, 50 anni, boh. Era un uomo che, boh, secondo me potrebbe essere mio padre sinceramente, vabbè, e lui aveva i carrelli. All'inizio io non me la cagavo e lui non cagava a me, almeno non pensavo mi cagasse. Tranquillo, cercavo di fare il mio lavoro, già avevo iniziato con carrelli con roba grande, mi stavo rompendo le scatole perché davvero dove vuoi che me li metto? Cioè me li ficco su, cioè dove devo mettere questi cavoli scatoloni di roba che la... boh, non so, quindi ad un certo punto anche tu fai fatica, cioè abbiamo appena iniziato a lavorare, non sai cosa fare. Quindi sono ritornata indietro al punto di ritrovo col mio carrello con ancora dentro gli scatoloni grandi e faccio guarda, cioè non so dove metterli. E quando le scatole sono davvero grandi loro ti dicono ok lascia stare, lascia qua. Però prima devi andare in giro a perdere tempo a cercare dove metterli. Quindi gli ho detto guarda io lascio questo carrello. E lui mi fa ma dai no non sono scatole così grandi. Se fossi io le avrei messe a posto già da tanto tempo. E gli ho detto beh... ok, va bene, io invece no. E lui sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto, ah, allora vuol dire che non sei brava nel tuo lavoro? E l'ho guardato e dentro di me avrei voluto tipo tirargli un qualcosa, però gli ho risposto, a quanto pare no. Perché, cioè, secondo voi a me turba non essere brava? No, non mi turba, non è la mia aspirazione nella vita a lavorare da Amazon. Quindi se mi dice che non sono in grado, ti dico vabbè, ho iniziato 2 giorni fa, sarà che non sono in grado, lascia stare. Però la cosa bellissima che mi ha detto dopo mi fa allora vuol dire che non sei brava nel tuo lavoro? E gli ho risposto, poi c'è una pausa di qualche secondo e lui sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto, allora vuol dire che ti devo insegnare io. E io lì sono rimasta tipo, ah, ok, ok, ho capito in che direzione sta andando questa cosa, perfetto, ottimo. Quindi quando ho sentito quella roba sono rimasta tipo, va bene, e non ci ho neanche pensato. Però subito dopo, sapete cosa mi fa? Lui prende un carrello pieno di oggetti piccoli, anzi se ti capitano i libri sei al top. Mi fa un carrello pieno di oggetti piccoli e di libri, mi fa, oh dai tieni questo. Io guardo il carrello e faccio, si è lodato il Signore Gesù Cristo benedetto, gli faccio ok grazie. Lo prendo e corro via ragazzi, vi dico che corro via. E continuo a fare il mio lavoro. Alla volta dopo invece che finisco con questo carrello e vado a prenderne un altro, incontro sempre sto uomo, no? E lui cosa fa? Praticamente mi dà un carrello, al top del carrello ci sono cose piccole e sotto ci sono scatoloni più grandi. Ad un certo punto lui prende il carrello e lo trascina verso un'area infittita della warehouse di Amazon. E io, vabbè, lo seguo. Andiamo verso quell'area con il suo scaffali in fondo, in culonia dove non c'è nessuno. E io già lì dico, va bene, ok. Quindi mi porta fra questi scaffali. E a un certo punto si guarda fra gli scaffali, cerca di trovare spazio. E fa, dai, questo, prendilo, mettilo qua. E io... ok, ok, va bene. Quindi ha passato i 10 minuti successivi ad aiutarmi a trovare spazio. Quindi fa, ah c'è spazio qua, guarda c'è spazio qua. Quindi prendeva anche lui gli scatoloni, li metteva dentro, faceva il mio lavoro al posto mio. E lui era uno dei responsabili per quella sera. Quindi il fatto che lui abbia lasciato tutto e sia venuto con me in colonia fino agli scaffali in fondo, sono rimasta tipo, vabbè, tu non ce l'hai il lavoro. Ho detto, ok, va bene, non importa. E da lì non aveva detto ancora niente di troppo strano, a parte quella cosa prima. E io, non è che stavo al gioco, ma... boh, non gli dicevo niente di che, non è che gli davo tantissima corda.
Però poi ha iniziato a fare tutta una serie di domande ed intraprendere tutta una conversazione che io ero tipo... Praticamente ad un certo punto mi fa: ma tu dove abiti? Gli faccio: vabbè, abito a Wolverhampton. E lui fa: ma dove di preciso Wolverhampton? E gli faccio: in centro. Perché in realtà io abito proprio in centro. E lui mi fa: ma in centro dove? E lo guardo tipo: in centro, proprio in centro, sono tipo a pochi minuti dalle stazioni e tutte le cose varie. Lui fa: ma da che parte? Cioè, dalla parte dove c'è quella cosa o dalla parte dove c'è quella cosa? Io lo guardo e gli faccio: in centro. Cioè, vuoi che ti dia il mio indirizzo, codice postale, numero di porta, numero di appartamento? Cioè, che... poi mi chiede: ma quindi che scuola fai? Dove vai all'università? Ma senti, abiti con i tuoi genitori? Abiti da sola o abiti col tuo fidanzato? E ricordiamoci che sto qua è un quarantenne che mi sta parlando, ok? E io gli faccio: beh sì, guarda, abito con mia madre e mio fratello. E lui mi fa: ah, bene, dai, allora quando è che posso venire a incontrare mia suocera? Io sono rimasta tipo... No, no. Ma voi non potete capire quanto morta ero. Io l'ho guardato di sfuggita e gli ho detto: tu non stai parlando con me, tu non sei serio. Cioè, che cazzo dici? Oh mio Dio. Io, boh, ho riso così un attimo. E ero tipo: no, no, non sta succedendo in questo momento. Questa cosa non sta succedendo. E nel frattempo di tutto ciò, lui comunque stava continuando ad aiutarmi a mettere via gli scatoloni grandi, ok? Nei vari punti. Però nel frattempo lui continua ancora con questa linea di conversazione abbastanza ambigua, fino a quando passa abbastanza tempo e lui capisce che, dai, non è che può stare qui per sempre. Quindi a un certo punto prende e va via. E io rimango lì tipo... ma che cazzo? Però il problema... il dilemma è che quando io poi avevo finito con questo carrello, sono andata a prenderne un altro, e quando sono andata a prenderne un altro c'era lui e ovviamente ha tirato la battutina, ha tirato il sorrisino e mi ha dato un altro carrello pieno di cose piccole. Allora, voi non potete immaginare che tutti, dal primo all'ultimo da Amazon lì, sono in cerca di carrelli piccoli. Quindi è un gran vantaggio avere quel tipo di carrelli. E se io sto al gioco con sto vecchio bavoso, lui poi mi dà tutti i carrelli buoni, avete capito? Se invece poi io lo mando proprio a cagare, poi la situazione si crea l'imbarazzo. Quindi devo farmi il mazzo tipo 3 volte in più per lavorare con tipo cose scomode. E il fatto è che io da un lato mi sento in colpa, cioè non voglio... ma non si tratta neanche di essere approfittatrice, cioè non voglio stare al gioco, non voglio fare queste cose che proprio mi fanno sentire anche a me sporca e viscida, perché non voglio tipo fare battutine, giocare con te di qua e di là, soltanto perché poi tu mi dai vantaggi. Però allo stesso tempo io sono lì per 11 ore ogni notte, faccio un lavoro di merda, ho gli stress dell'università, della scuola. Se io vengo lì e ho un modo per avere il mio lavoro avvantaggiato e fare meno fatica e lavorare comunque, perché lavorare lavori, però sai, quell'aiuto in più, chi è che direbbe mai di no? Però questo viene al costo di appunto stare al gioco a ste cagate qua, ok? Quindi io sono in dubbio, ok? Sono in dilemma esistenziale. Allora sto al gioco, rido alle sue battutine, mi prendo i carrelli leggeri, oppure lo mando a cagare o lo ignoro completamente e mi devo rompere il cazzo e fare il mazzo proprio 80.000 volte di più. Cosa faccio? Voi cosa fareste? Adesso parlando, mentre racconto questa storia, mi dicono: no, Ilaria, guarda, ma che cosa fai? Mandalo a cagare.
Ho capito, però il carrello pieno delle cosine così, come fai? Perché loro controllano e se tu non raggiungi il tuo limite ogni giorno, loro ti mandano a casa. E io conto di fare questo lavoro soltanto fino a Natale, così posso farmi i suoi soldi e non lavorare più. Però ovviamente questo individuo qua, a parte il fatto che se io andassi a parlare con un manager del fatto che mi dice che voglio incontrare mia suocera, lui proprio sarebbe fuori, secondo me. Però sì, appunto stavo dicendo, lui non è che sarà lì tutte le notti, se no mi sarei già sparato un colpo. Lui era lì quella volta e ogni giorno, ogni notte, vabbè, mi confondo, avete capito? Ogni turno c'è sempre una persona diversa e a volte, anzi, la maggior parte delle volte ci sono le persone che proprio non ti cagano, a meno che tu non sia amica loro, e ti prendono i carrelli di merda. Vieni, prendi questo! E lì è una roba che è proprio... Che poi un'altra cosa che mi fa arrabbiare è perché io adesso devo essere messa in questa situazione. Cioè non è colpa mia se gli uomini, se alcuni uomini o quest'uomo in particolare vuole venire a fare il cazzone alla sua età con me e battutine di qua, battutine di là. Cioè è lui che sta facendo tutto. E poi però la responsabilità è mia e sono io che mi devo sentire in colpa, sono io che mi devo fare le pippe mentali se lui ha questi atteggiamenti. Perché poi magari c'è gente che dice: ah, ma voi donne ve ne approfittate, voi donne manipolate. Ma scusa, se sei tu il primo che vieni da me a rompere e lo fai apposta perché sei tu che mi dai il vantaggio. Io non è che gli ho chiesto niente a sto qua, è lui che mi ha dato le cose buone soltanto perché voleva chissà cosa. Quindi, cioè, io non ho fatto proprio niente. Forse il proprio non fare niente, qualcuno potrebbe dire: lo stai a... di qua, gli stai dando corda. Ma scusa, è lui che viene a cercarla la corda, non sono io che la do via gratis. Ma la corda, non altro, dai, ti ho capito. Comunque, spero che abbiate capito quello che intendo, insomma. Però sì, avevo questo dilemma esistenziale e sì. Voi ditemi per favore cosa fareste al mio posto e cosa pensate di questa situazione. E auguratevi buona fortuna appunto ancora per Amazon e per queste settimane in cui devo proprio impegnarmi tantissimo perché ho un sacco di cose da fare e pochissimo tempo per farle. Quindi sì ragazzi, questa è la fine. Spero vi sia piaciuta la story time. Non so quando ci vedremo, però ricordatevi, se volete farmi qualche domanda andate su Instagram, se non l'avete già fatto, e lasciatemi una domanda lì. Cos'altro? Boh, non so. Non so cos'altro devo dire. Dai, ci vediamo alla prossima. E in realtà ci vediamo qui sotto nei commenti, perché sapete che io leggo sempre i commenti e rispondo sempre a tutti. E alla prossima, dai. Ci vediamo. Ciao.